ciò che comunichiamo, di come lo comunichiamo, in morale, anche i fratelli tutti, appunto 42, 41, c'è riferimento alla comunicazione, come, ecco, la comunicazione può condizionare. E adesso ci avviciniamo, anzi, è arrivato giunto il momento, a proposito di relazioni internazionali, e siamo qui con un altro Stato, lo Stato della Città del Vaticano, rappresentato questa sera dalla Guardia Svizzera, dalla Guardia del Papa, una Guardia del Papa, il Sergente Maggiore Guillaume Fader, perdonatemi anche la mia pronuncia, e che accogliamo di nuovo con un grande applauso, perché inizia. Bensì, lui ci racconterà la sua esperienza, la affascinante esperienza di questo corpo armato più antico, come dicevo. Questo volume poi è stato prodotto, Le Guardie del Papa, è un fumetto, ecco, come la comunicazione può andare ovunque e dappertutto, e la comunicazione integrata può aiutare, può favorire la conoscenza, e lo fanno questa volta attraverso il fumetto. Ma non è semplicemente una presentazione, una pubblicità progresso di chi sono Le Guardie del Papa. Lui è uno degli attori principali di questo documento che vi inviterò a leggere e a consultare. Prego, sergente, a lei. Sì, sono il sergente maggiore, vabbè, ho un grado, un nome, un cognome, però prima di tutto sono una guardia svizzera pontificia. Sono giustamente, come diceva la professoressa, sono venuto stamattina dalla città dello Stato del Vaticano. Allora, sono tre, devo essere molto conciso, molto breve, perché benché io sia stasera la ciliegia sulla torta per chiudere questo incontro, sarò molto breve e mi fermerò su queste tre parole: letteratura, diritto e diplomazia. Sembra quasi una omelia da un padre gesuita, tre punti, però ecco, sono anche della serata. Abbiamo parlato di letteratura, sì, diceva che l'introduzione della professoressa, è uscito qualche tempo fa questo fumetto, Le Guardie del Papa, che racconta l'esperienza di un giovane di oggi che vuole arruolarsi in questo prestigioso corpo della Guardia Svizzera Pontificia e che si sta informando e sta cercando il suo percorso, come raggiungere Roma, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato di comunicazione, abbiamo voluto, è anche un mezzo di comunicazione, la lettura, questo fumetto, è un fumetto interessante, sono anche non soltanto delle parole, ma ci sono anche dei disegni, e può interessare il lettore dai 7 a 77 anni, per prendere, diciamo, 7 la perfezione, insomma. No, però è un libro che è adeguato a, diciamo, a un pubblico, diciamo, molto ampio. Il diritto, ecco, il diritto, lì parliamo pure, potremmo soffermarsi sul diritto internazionale, perché ovvio ci sono anche limiti di accordi, la nostra situazione, c'è la situazione del corpo, cioè siamo cittadini svizzeri operando nella città dello Stato del Vaticano, ma con degli accordi, gli accordi di Patina Caravenzi, eccetera. Però vorrei soffermarmi su il diritto magari, ma della guardia, del militare, ma che può essere da qualsiasi poliziotto, perché è molto importante quando si presta servizio per un corpo militare, un corpo di polizia. Di solito siamo armati, vabbè, poi mi chiederete, no, ma le guardie sono armate o no, non ve lo dico, questo deve rimanere un segreto, però è molto importante quando siamo operativi, armati, di sapere quali sono i nostri diritti, ma soprattutto qual è il diritto dell'altro. E per questo bisogna sempre operare secondo il criterio della proporzionalità. Vuol dire che se qualcuno viene da me e mi insulta, spesso capita agli ingressi, e noi dobbiamo sempre essere gentili, e gentili anche con chi gentile non è. Però è molto importante sapere, va bene, l'altro si avvicina a me, mi insulta, cosa devo fare? Lo devo accoltellare? No.
Spesso è grazie alla terza parola, alla diplomazia, alla comunicazione, tante volte si possono risolvere i problemi. Lo dico sempre, non ci sono problemi, soltanto soluzioni. Magari la soluzione non è quella giusta, però ogni problema ha la sua soluzione. Vedo e parlo un po' della mia esperienza, oramai sono il sergente maggiore di questo corpo, ho compiti piuttosto amministrativi, gestisco il corpo da dietro un'officina, ma sono stato per tanti anni istruttore del corpo e ho cercato di istruire le giovani guardie, questi giovani ragazzi che sono arrivati per la prima volta in questo ambito, un ambito internazionale, e ho cercato di trasmettere un messaggio di come si può comunicare, come si può risolvere questi problemi. Cioè, sembra, non sono psicologo, però la psicologia si impara sul campo, perché ovviamente, prendo un esempio, sono di servizio all'ingresso dello Stato, si avvicina un povero che ovviamente dice ho l'appuntamento con il Papa, devo vedere il Papa subito, non me ne vado finché non vedo il Papa. Va bene, cosa faccio? Non mi posso dare un pugno in faccia? No, però ecco, lì che entra la diplomazia, la comunicazione. E come è importante dare una risposta e una soluzione a questo problema e a questa persona. Ovviamente se arriva e io dico no, non è possibile, subito si sentirà offeso e magari lì che entra un problema. Invece se gli dico sì, guardi, è possibile incontrare il Santo Padre, tuttavia c'è una procedura da fare, che se ne contattare il suo segretario privato, o anche venire mercoledì mattina con la conferenza generale, magari non è la soluzione migliore, ma ho risposto con un sì invece del no. E con questo sì che giustamente ci vorrei invitare a comunicare, a dialogare, abbiamo parlato tanto di comunicazione, abbiamo parlato di diritto e anche di diplomazia, che sono queste tre parole fondamentali che vanno giunte giustamente per risolvere tutti questi problemi del mondo. Ovviamente non è facile, bisogna impegnarsi, ma per questo siamo qua, militari, avvocati, professori, la Chiesa, le autorità civili, eccetera, eccetera. Colgo l'occasione ancora per ringraziare tutti, soprattutto con la signora sindaca, l'illustre autorità, Sua Eccellenza, anche grazie di essere rimasto fino alla fine per ascoltarmi. Trasmettere i suoi saluti a chi di dovere, il segretario di Stato, al segretario di Stato, che non parlo di diplomatico. Insomma, dicevo in introduzione con quelli che hanno avuto il piacere e l'onore di accogliermi, è la prima volta che vengo in Molise, è stata per me una bellissima scoperta. Io provengo da una città, circa 150.000 abitanti, Losanna, sul lago Lemano, non dico lago di Ginevra, Ginevra pensa a Marci che è il nostro lago, ma dalle nostre parti si dice sempre sono rimasto deluso in bene. Ecco, è un po' questo sentimento, non è che ero deluso, però non avevo nessuna immagine dal Molise, per cui sono arrivato così, poi infatti sono rimasto deluso in bene, per cui tornerò ben volentieri a trovarvi anche con i colleghi per fare una gita, che si può organizzare una messa qua, anche approfittare diciamo delle bellezze culinarie, soprattutto mi auguro che ci sia anche un buon vino, certo. Ricordatevi le parole di Francesco che diceva non c'è festa senza vino da bere. Poi concluderò con questa perla di saggezza del santo Papa, santo Giovanni XXIII, che disse una volta ai svizzeri: posso dare tutte le chiavi del Vaticano tranne quelle della cantina. Thank you.
vi auguro a tutti una buona serata, grazie ancora di cuore per questo momento, è stato un piacere di nuovo stare qua e conoscervi tutti e spero che avremo il piacere una volta o che avrò il piacere anche di ospitarvi nella vostra caserma per riscambiare il piacere. Ah. Alla fine ringraziamo anche insomma, di aver avuto la pazienza di sopportare tutto ciò, spero di aver gradito tutto ciò. Diamo voce prima di procedere poi con la consegna di alcuni regali, così, di alcuni doni che l'amministrazione comunale con il sindaco vorrà offrire a tutti i presenti, ai relatori, anche agli artisti.
diretto di fare le conclusioni. E grazie per innanzitutto per aver resistito, per aver soprattutto prestato ascolto. Cosa? Ok. Poi forse hanno promesso un bis, magari dopo l'intervento di Sua Eccellenza, che a lui sarà anche dato il compito di consegnare dei riconoscimenti per questa tavola, per i relatori che sono intervenuti stasera. Non aggiungo altro, Eccellenza, grazie per l'ascolto, l'amabilità soprattutto, per le parole che hanno accompagnato il premio, signor Pidano. Grazie ancora. Intanto chiedo scusa per il ritardo, ma avevo un cugino dalla Francia a casa, a Benafro, e non vedevo da diversi anni, e avevo però detto a Paolo che sarei arrivato un po' con qualche minuto di ritardo, visto che sono i relatori. È una tappa dalla quale si parte, forse bisognerebbe solo individuare un po' in maniera molto sintetica, ecco, quel chiodo, forse due chiodi di dolcezza che dovremmo mettere nel cuore. Lo vorrei fare con la lettera luna. Il primo è il tema del cuore, che credo riannodi bene un po', no? Tutto quello che si è detto, precisamente la sapienza del cuore, e Antoine de Saint-Exupéry, ricorderete tutti, e nel celebre romanzo Il piccolo principe, alla fine c'è la volpe che prima di andare via rivela il suo segreto al piccolo principe. Ecco, arrivederci piccolo principe, ecco il mio segreto, non si vede bene che con il cuore, perché l'essenziale è invisibile. Credo che questo sia il primo chiodo, diciamo, di dolcezza che debba un po' fissare e ridare sapore alla sapienza del cuore di noi italiani, oppure mi sembra da testa aprire la messa. Sollecitato, non ricordiamoci di essere un po' italiani, anche in Europa, gli inventori dell'umanesimo, di questa grande scienza dell'uomo. E l'altro contribussa, perché l'emergenza educativa che deve un po' sollecitare tutti ai diversi livelli. C'è una mosca che mi si posò su un pasticcio degli occhi. Io la cacciai, ma quella, via, scocciando più che mai, fece un giretto al sole e ritornò. Sciolte, strillato, sciolte, se t'acchiappo guai, se fossi una farfalla, e beh, pazienza, almeno quelle vanno sulle rose, ma tu che te la fai su certe brutte cose, è la schifezza. La mosca mi rispose, ci avrai ragione, ma la colpa è un po' tua, che da principio non mi hai saputo dare l'educazione. Io trovo giusto che mi lasci via quando mi poso sulla roba che ti piace, ma non mi spiego che mi lasci in pace quando mi poso sulla zozzeria. Credo che ci abbiano dato loro questa sera delle provocazioni importanti che interpellano la nostra responsabilità su questo piano emergenziale, che è quello educativo, con il binario che è stato scelto, ecco, di letteratura, di libro, di romanzia. Grazie a tutti, e come direbbe il cardinale Segre da Rodici, a Maronna. Carmela dalla Italia.